Siamo con Mister Matranga, secondo pareggio consecutivo in pochi giorni per la sua squadra. Sì, è un pareggio molto diverso da quello col Modugno, perché oggi abbiamo sofferto molto, e abbiamo sofferto molto gli attacchi del Caffè Toraldo, che è una squadra che in casa e anche fuori, visto la striscia di risultati positivi sta facendo, è molto pericolosa. E noi stiamo un po' accusando una flessione dopo tanta rincorsa e anche fisiologica. Vedo dei ragazzi che comunque sia a livello proprio mentale iniziano un po' a faticare, quindi è chiaro che un calo c'è, bisogna gestire questa situazione soprattutto anche con le forze, perché giocare mercoledì e poi sabato per noi è stata veramente molto dura. Adesso tutto in attesa ovviamente del risultato della Goggianco, c'è da difendere questo primato che poche settimane fa avete fatto vostro. Sì, c'è da difendere il primato, è chiaro che noi dobbiamo guardare, come ho detto, sempre solo a noi stessi. Non dobbiamo vedere se gli altri, i risultati degli altri, perché poi diventa ancora più vincolante e ancora più stressante. Noi dobbiamo fare 6 punti nelle prossime 2 partite e siamo campioni. E questa è una cosa che cercheremo di fare. Avete sofferto tanto Costa nelle sue ripartenze, forse questo è stato un pochettino la spina nel fianco della vostra partita oggi. Beh, Costa è un giocatore di livello, è chiaro che quando parte, quando calcia in porta è sempre un pericolo, ma abbiamo sofferto un po' anche a difesa schierata, che noi di solito siamo molto bravi in questa fase, quindi c'è proprio qualcosa di diciamo che non va sotto il punto di vista dell'attenzione, e forse potrebbe essere anche il traguardo che sta piano piano avvicinandosi e quindi gioca dei brutti scherzi. Però ecco, poi alla fine credo che è un punto meritato, perché abbiamo fatto l'ennesima rimonta, però iniziano a essere troppe, perché Ceccano, Modugno e oggi rimontare sempre vuol dire che comunque qualcosa non va all'inizio e poi sprecare molto a livello di energie.